benvenuti in questo nuovissimo video. Il mio primo video con l'apparecchio. E vi chiederete: Gloria, ma non ce l'hai? Invece sì, ho sull'Invisalign. Appunto per questo che sono anche mancata sul canale, perdonatemi tanto. Sapete che ho cambiato casa, sono nella casetta nuova. Stavo aspettando di rifinire le ultime cose. La cameretta dello studio, insomma, era la penultima cosa da finire. E adesso che ho trovato un attimo qualche cosa da inserire come location un po' chill per chiacchierare, ho deciso di registrarvi questo video, anche perché ve l'ho chiesto su Instagram. In molti mi avete risposto: sì, fai il video chiacchiericcio, perché in realtà avrei dovuto fare un get ready with me, una specie di mi preparo con voi chiacchierato come al mio solito, però non mi andava di truccarmi. Dato che sono truccata da stamattina, ho solo messo un po' di rossetto e sistemato un attimo questo viso un po' sfatto dalla mattina. Ho deciso di chiacchierare direttamente con voi senza perdermi nel make-up, perché tante volte quando faccio mi preparo con voi ho tante cose da dirvi, però non riesco a dirvele tutte perché mi dimentico, perché devo fare anche i passaggi mentre mi trucco, e mi dispiace molto perché vorrei veramente chiacchierare tantissimo a ruota libera con voi. E quindi oggi sono qui, mi sono detta: vabbè, sai che c'è, non mi trucco, chiacchieriamo. Come mi va la vita? Direi molto molto bene, perché appunto dopo il trasferimento, dopo le varie magagne che ci sono state alla casa, perché se lo fosse perso, mi si è allagata a casa, proprio mi si è allagata a casa, avevo un 10 cm d'acqua in tutta la casa, tant'è che è penetrata fino a qua sotto, che questa è una cantina, la cantina dove c'è il mio studio. Ed ero molto molto triste e abbattuta perché è penetrata tutta l'acqua. Infatti adesso sentirete di fondo un rumore strano del deumidificatore che sta andando. Gloria, la muffa e l'umidità non l'abbandono mai! Dopo l'allagamento ho avuto due estrazioni ai denti, che sono questi qua, i primi premolari, insomma, dopo i canini. Ho tolto due denti, mi ha tolto il dentista due denti, non è che li ho tolti, io mi sono attaccata il filo, ho attaccato alla porta e stac, via. Perché appunto dovevo mettere l'Invisalign e ce l'ho su oramai da giorni, da settimane. Il problema è che sono rimasta assente anche per questo, proprio perché non stavo bene, non riuscivo a parlare, non mi andava di farmi vedere i primi giorni un po' gonfia, dolorante. E quindi ho fatto anche una settimana buona a non farmi vedere più su Instagram proprio per questo, perché non volevo fare storie dove no, sto male, insomma, vittimizzarmi, perché io odio chi si fa vittima del proprio dolore. Piuttosto stai zitta, te la tieni per te e poi ricomincia a fare i video come nulla fosse. È bello condividere gioie e dolori con voi, però siccome il mio canale deve essere positivo, è ovvio anche io i miei momenti no, però voglio condividere con voi le cose un po' più profonde, se proprio mi devo vittimizzare, non due estrazioni e l'Invisalign, l'apparecchio, che comunque è una cosa bellissima perché non vedevo l'ora di mettere. E non l'ho messo perché 4-5 commenti all'anno scrivono, 4-5 persone mi scrivono tipo: ma perché non ti metti l'apparecchio? No, l'ho fatto perché io già da anni volevo metterlo. Il problema è che l'apparecchio costa e quando vivevo con i miei non potevano permetterselo. Io appunto ero una 16enne, 17enne, 18enne a casa che non lavorava ma studiava, non potevo permettermelo i miei neanche. Quindi non l'ho messo fino all'età adulta e adesso me lo sono potuta permettere. Ho deciso di investire nel mio sorriso e quindi ho messo l'Invisalign. Come sta andando? Allora, mi trovate anche molto sprint perché mi mancavate. E allora, diciamo che le estrazioni non sono state per niente dolorose. Le ha fatte tutte e due nello stesso giorno, nella stessa mattinata. C'era la mia amica Sara che mi faceva molto, molta compagnia e sostegno morale insieme alla Giadina e alla mia mamma. Però la Sara è entrata appunto nella sala con me mentre me li stavano togliendo. Io ridevo come una pazza, mi faceva ridere perché mentre li tiravo fuori diceva: oh mio Dio, ma grava, non ti fa male? Io ridevo. A un certo punto ho tipo sputato sangue dal ridere, perché quando sei con la testa indietro, no? È un discorso un po' schifoso, quindi se siete un po'... Vi fa schifo questa parte, saltatela. La testa indietro e mi andava tutto il sangue, la saliva. Quando mi ha fatto scoppiare dal ridere ho fatto tipo... E sono sparati tutti i cosi di sangue. Ho tipo in andata di sangue lo studio del dentista, ma credo ci sia abituato. E quindi niente, poi ho aspettato a mettere l'Invisalign perché dovevano farsi un attimo, cioè mi ha messo i punti giustamente, quindi non è che potevo mettere subito l'Invisalign per 22 ore, quindi ho dovuto aspettare. Poi appena l'ho messo è stato un po' un trauma, perché non hanno fatto male le estrazioni, ha fatto male il dopo, perché avevo e ho tuttora due buchi, quando mangio devo cercare di cacciare il cibo indietro. Però a parte questo, l'Invisalign mi ha un attimo i primi due giorni spossata, perché i denti si devono abituare alla mascherina che si cambia ogni 2 settimane. Comunque di questo argomento ve ne parlerò in un video dedicato quando arriverò a un tot di mesi dopo, e ve ne parlerò meglio, anche perché sto monitorando il tutto con le foto, i mini video. Voglio farvi un bel video riassunto di tutta la mia esperienza con l'Invisalign, se vi può interessare
fatemi un bel mi piace, così so se pubblicarlo o meno questo video. Mi sono ripresa, sto molto bene, le metto e le tolgo con facilità. Mi danno un po' fastidio perché c'è la parte in fondo dell'Invisalign che ha un attimino una escrescenza e quindi non riesco a chiudere bene i denti, però è completamente naturale, come vedete sembra che non ho su niente se non fosse per il riflesso che si vedono i denti super lucidi. Però a parte questo va tutto bene e sto finendo la casa, sto aspettando di finire ancora delle cosine. Andrea mi deve montare una specie di semimensola, una roba piccola in camera, dopodiché dopo finita la camera ho finito tutto e vi posso fare il benedetto home tour, anche perché non vedo l'ora di farvi vedere le mie piante. Ho comprato un sacco di piante, sapete la mia passione per le piante, i cactus soprattutto. Ho sempre voluto riempirmi la casa di piante, più piante grasse che altro, però non ho mai avuto il pollice verde, anche perché ai tempi non me ne fregava tanto delle piante, cioè mi piacevano ma non volevo averle in casa perché sapevo che non avevo il pollice verde. Adesso mi sto impegnando, poi le piante grasse non hanno bisogno di tutta questa cura, no? Mi sto riempiendo casa in sintesi, non vedo l'ora di farvi vedere le mie tatine. Una ragazza ad esempio mi ha chiesto che cosa ho fatto poi per il... perché siccome avevo fatto la tinta, adesso passiamo anche a sezione capelli, no? Avevo una ricrescita della Madonna dopo 3 mesi che non facevo più la deco. Mia mamma mi ha provato a fare la deco con il Bond Ultimate che ho comprato. Ho speso un bel po' di soldi per il Bond Ultimate perché volevo proteggere i capelli, dato che con la deco mi si stanno veramente spezzando tantissimo, si stanno rovinando tanto, ed è la prima volta perché io sono anni che li coloro, sarà che adesso non ce la fanno proprio più. E il Bond Ultimate non ha fatto schiarire tanto la deco, quindi erano rimasti arancioni. Il giorno dopo sono dovuta andare dalla mia amica Antonella perché mia mamma non poteva. Mi ha fatto la sua deco normale ed è venuta, infatti l'ho fatta come vedete. Non è venuta chiarissima, però poco mi importa perché tanto a settembre o appena si muove a scaricare questo colore io non ce la faccio più. Mi sono stufata, cioè veramente mi sono stufata. Non lo voglio più, voglio fare il colore che ho sempre desiderato fare e che ho fatto ma non ho mai tenuto per più di 3 mesi, ossia un castano ramato, quasi un rosso... un rossiccio spento, no? quei classici colori da rossa con le lentiggini. Mi piace un sacco, mi è sempre piaciuto quel colore, quello che ha quella mia mamma, quindi ho deciso di farmi quello. Quindi risposta alla domanda alla ragazza, sì, abbiamo fatto questa cosa per la ricrescita. Poi Kia Cast mi ha chiesto appunto se abbiamo pensato io e Andrea di sposarci e fare figli. Io non capisco perché su Instagram mi continuate a chiedere se io e Andrea ci siamo lasciati. No, se così fosse ve l'avrei detto. E poi comunque no, cioè conviviamo da, ormai siamo insieme da 8 anni, conviviamo da 7 e a questa casa l'abbiamo presa nel senso insieme, abitiamo insieme, se non lo vedete perché lavora poverino tutti i giorni dalla mattina alla sera. Però vi saluta tanto, ci teneva a salutarvi e a dirvi che no, siamo ancora insieme, quindi si sta bene. E abbiamo mai pensato di fare figli o sposarci? Sposarci non è una nostra, non è uno di quei sogni che ho sempre avuto come magari altre ragazze. Diciamo che io non ho mai pensato al matrimonio, ecco. Un giorno magari, se capiterà, è una spesa, quindi noi stiamo bene così. Per adesso ci va bene questo, è solo un foglio di carta, un pezzo di carta e ok, una tutela, tutto quello che volete, però stiamo bene così. E avere dei figli c'era il pensiero anni fa da parte di Andrea, però adesso l'ha abbandonato proprio perché vorremmo viaggiare, goderci di più il mondo e poi dedicarci magari a una famiglia con dei figli, perché la nostra famiglia già ce l'abbiamo e non bisogna avere dei figli per chiamare una cosa famiglia, cioè chiamare un nucleo una famiglia, quindi stiamo benissimo così. Lo so che ho abbandonato un po' il canale Fairland, brutta cattiva! Mi sto dedicando tanto alla casa, mi sto dedicando tanto a passare le giornate con le mie amiche che non vedevo da tanto. Sto uscendo, adesso abito comunque in una città, a differenza di prima che abitavo in un paesello, e esco sempre, mi godo un sacco le giornate così. Non che con i vlog non me le godessi, però ovviamente ogni volta dovevo tirare fuori la videocamera e giustamente magari con altre persone non è che andava proprio a genio questa cosa, quindi anche per rispetto delle mie amiche preferisco godermi la giornata con loro. Ma anche perché la casa non è finita, vorrei darvi una bella sorpresa quando vi mostro la home tour, quindi ho deciso di non rovinarvi la sorpresa con i vlog, perché altrimenti vedreste già pezzi di casa che già con l'Instagram stories li vedete, e questa cosa non va bene perché voglio che sia una bella sorpresa. Comunque torneranno presto, ho intenzione di iniziare per settembre, spero prima di settembre di farvi questo home tour. Poi ci sarà il mio compleanno il 21 agosto, quindi se qualcuno di voi vuole mandarmi un bel cactus gigante, un saguaro o comunque un cactus di quelli grandi, per me sarebbe veramente un enorme regalo. Sto scherzando ovviamente.
Marianna Segato mi chiede: la mia domanda è: cosa stai facendo di bello in questo periodo, oltre che sistemare casa? Manchi tanto, mi mancate tantissimo anche voi, mi mancavate tantissimo anche voi, spero che con questo video insomma vi possa intrattenere. Come vi ho detto prima, mi sto godendo queste giornate, la casetta, ma più o meno le domande sono sempre le stesse: ho un tour, cosa sto facendo in questo periodo, manchi, quando torno nei weekly, quindi più o meno vi ho risposto, spero di essere stata esaustiva, se così non fosse chiamate il call center per reclami. Ho già chiesto a alcune di voi cosa vorreste vedere sul canale, quindi qualche idea già ce l'ho, però se avete qualche altra idea, oltre a un tour, oltre a queste cose che ho detto, che promesso le faccio, magari datemi qualche idea anche tra di voi, se c'è qualche idea figa, makeup collection, cosa c'è nel mio iPhone, queste cose qua magari, perché so che sono richieste che mi fate sempre, quindi se vi interessano scrivete nei commenti che vi leggo. Ecco, un'altra cosa che non vi ho detto: ho avuto problemi con internet, ecco perché anche sono mancata, quindi ci sono state tante cose che mi hanno rallentato. Praticamente avevo la team nell'altra casa e quando sono venuta qua la team mi avevano promesso che funzionava, invece no, non funzionava, andava a 1 mega di upload, e se siete esperti in materia, 1 mega di upload non è niente, cioè cosa che io carico 3 giga di video, 1 mega non fa niente, cioè ci metteva una cosa come 24 ore ed era impossibile. Io ho un computer che si surriscalda anche per solo 5 minuti, però ho già attivato la nuova linea Vodafone che qua pare funzioni bene, anche se in realtà me l'hanno attivata e va veramente bassa, però sempre meglio dell'altra. Quando succedono delle cose belle, no? Deve succedere sempre qualcosa che va storto, per la sfiga, per farti ricordare che la sfiga c'è sempre, no? Che non può andare tutto liscio, c'è sempre quel qualcosa che ti deve rompere le palle. Io vi mando un mega enorme, grossissimo bacione. Vi ricordo di attivare la campanellina dei video, perché tanti di voi non ricevono le notifiche quando li carico, quindi attivate la campanellina, fatemi sapere se l'avete fatto e se non siete iscritti iscrivetevi, e non lo so, lo dicono tutti quindi lo voglio fare anch'io. Yeah! Mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. A parte gli scherzi, fate quello che vi pare, tanto vi amerò sempre, vi mando un grosso bacio. Ciao! Lo so che mi mancava. Ciao patatini e patatini!